Buonasera, bentornati. Eh, siamo ancora mh, qui con eh, Fisco e dintorni. Ne parliamo con il dottor Enrico Agnese, commercialista di Cuneo, o di Cuneo. Buonasera Enrico, benvenuto. Questa sera, un po' facendo seguito alla puntata precedente, parliamo eh, di eh, mh, come sono classificati eh, i, i, gli immobili e, i e, e anche i, mh, i terreni. Allora, eh, cominciando eh, dai fabbricati, i fabbricati sono iscritti a quello che è il catasto eh, fabbricati, proprio il catasto urbano, no? Esatto, allora, ci sono due tipi di catastro, cioè il catasto fabbricati e il catasto terreni, che sono interessati ormai da anni eh, da, 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 da un fenomeno evolutivo di miglioramento e di gestione informatica di tutto questo enorme patrimonio di dati. E che eh, di qui a qualche tempo potrebbe anche riservarci delle, delle, delle novità consistenti, sostanziali e molto positive, di chiarificazione delle, delle proprietà su tutto il territorio territorio nazionale. Io, pr scusa, eh, Io prima di, di, di parlare sì. proprio di questo vorrei sottolineare un, una cosa, come eh, la, la materia immobiliare eh, interessi nello specifico più profili eh, professionali e mi, e mi riferisco ad esempio ai notai, ai notai che hanno una competenza che manca, hanno i commercialisti, i geometri. Eh, e gli ingegneri e anche gli amministratori comuna, eh, condominiali. condominiali. Per cui tutte queste figure professionali hanno una funzione. Hanno una funzione perché entro gli specifici eh, ambiti di conoscenza. Possono certamente dare un inquadramento all'immobile consono e evitare dei problemi in futuro. Quindi, eh, intorno al mondo degli immobili in, in generale, che possono essere eh, terreni o fabbricati, noi abbiamo. O più persone che interagiscono. Più professionalità, più certo. eh, eh, sì, professionalità che interagiscono e quindi ognuno però deve fare correttamente quella che è la sua parte. Perché se ad esempio un accatastamento non è fatto in modo corretto, certo, no. poi ci possono essere eh sì, sì, sì. delle conseguenze. Ecco, il, il cittadino che eh, vuole verificare se il proprio fabbricato il proprio terreno e accattestato in modo corretto, se le, nelle successioni è stato messo tutto, non tutto, eccetera. Come deve fare? Beh, Come allora, può fare? Innanzitutto può rivolgersi a un, a un, a un professionista, suo professionista di, di, di fiducia, che può essere classicamente il geometra del paese o il commercialista. Ci sono poi delle figure professionali che e, vengono individuate col termine di visuristi, che sono delle persone estremamente... Eh, capaci e competenti nel, nell'andare a cercare eh, i problemi e le soluzioni anche a livello catastale. E, ehm, per questa ragione forse vale la pena spendere due parole eh, su quali sono gli uffici invece. Pubblici che hanno a che fare con gli immobili. Io innanzitutto eh, inizierei con il ricordare la conservatoria dei registri immobiliari. Questo qui a Cuneo è un, è un ufficio che su nei, nei cosiddetti nel, nel grattacielo, sì, nei sì, palazzi sì, finanziari, è un luogo nel quale sono conservate tutti gli atti. Tutti gli atti... Quindi rogati. una successione, un, ah, una sì. compravendita... Tutti i rogiti notarili... E eh, si possono... Eh. si può prendere visione, si può avere copia se uno... Non di tutti, perché naturalmente c'è la normativa della privacy... No, no, cui... ma di quelli che, di cui uno è in possesso. Certo, tu puoi vedere tutti quelli... gli atti che hai sottoscritto tu. Okay. Ad esempio, se io però volessi vedere i contratti di affitto di un immobile di tua proprietà... Non che tu, No, perché non me lo danno, no, io, no, io non ho titolo di, di, di vedere sì, queste certamente, cose. certamente. Ecco. Oltre alla conservazione, ecco, non abbiamo naturalmente nessuna eh, velleità di completezza nella trattazione di queste cose. Questa è la tua preoccupazione, eh. noi facciamo una trasmissione, non possiamo chiaramente bene, approfondire bene. come… Fai tu quando il tuo cliente viene certo, in studio, certo. eh, o altri professionisti, al pari tu. Repetita Juventus, no? Cioè, Diciamolo eh, tutte le volte. Perché il, non... il dottor Agnese ha questo, questa preoccupazione. No, beh, su... <ride> Vabbè, <dai. ride> però, noi dobbiamo proprio. Pensare che noi certo. stiamo dando degli spunti, poi certo, gli approfondimenti vanno sì, fatti anche, con i profili noi, professionali adeguati. Certo, noi abbiamo degli ordini professionali ai quali rispondere, capisci? Per cui insomma, dobbiamo chiarire bene che sono delle indicazioni di massima che poi semmai vanno approfondite in altra sede. Certo. Tornando allora, agli sì. a, a, a questi eh, uffici pubblici che si occupano di immobili, ricordiamo il catasto fabbricati e il catasto terreni, che per chi abita, eh, a Cune. E nei dintorni eh, può essere raggiunto eh, presso eh, il, il grattacielo, al piano terreno ci sono delle persone molto competenti e molto disponibili che vi faranno vedere eh, tutti gli immobili dei, dei quali voi risultati proprietari, usufruttuari o cose di questo genere. Quindi, fabbricati e catasto terreni nella stesso, nello stesso fabbricato, l'agenzia delle entrate anche lei lì nel, nel, nel grattacielo che in invece si occupa non tanto della classificazione, della conservazione degli de, 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 de atti relativi agli immobili, ma della tassazione degli stessi. No? Ecco, e... ecco, a proposito di tassazione, ecco. eh, come, come, vengono, eh, come sono classificati, ad esempio, parliamo adesso di immobili, eh, ci sono varie classificazioni sì. a seconda del tipo di immobile. E come funziona il meccanismo? Ma allora, innanzitutto abbiamo visto come eh, si distingue tra eh, fabbricati e terreni. No? Questo è, 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 proviene diciamo, da una società agricola d'inizio secolo nella quale ancora c'era una forte distinzione tra eh, diciamo, eh, la, la borghesia cittadina e invece il contado che era agricolo, per cui gli immobili agricoli dicavano, venivano assorbiti dal terreno sul quale insisteva e tutta quella parte agricola veniva trattata dal cosiddetto catastro quindi, terreni nel catastro terreno mentre, troviamo quindi i terreni in sé e le case che sono rurali ad uso, ad a, ad uso, uso agricolo del, 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 quindi agricolo. non so i magazzini okay. ecco, però parliamo scusate, voglio tornare indietro parliamo del, eh, de, 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 um, torniamo a parlare degli alloggi delle case di abitazione sì. quindi sono classificate secondo Uh, un, un, dei, dei parametri, no? Sì, sì, cioè noi perché... abbiamo le case di abitazione normali, ad esempio, sono eh, beh, andiamo subito al dunque. Allora, io potrei, le, eh, anzi, vi leggo un attimo l'elenco di questa classificazione, poi vorrei fare una piccola premessa per riagganciarla a come sono nate queste cose. No? Allora, abbiamo le abitazioni e gli uffici che sono il gruppo A cosiddetto, no? e poi abbiamo delle, delle, delle precisazioni che vanno dalla 1 alla 11, l'abitazione di tipo signorile. Ah, ma te le chiedo io quelle che voglio sapere, perché sono interessato a sapere, avendo io sì. la proprietà di un castello come classificato allora. a 9 castelli palazzi di eminente pregio artistico o storico vedi a 9 no, è, è una e, classificazione complessa io tra ecco, lato, però, non... eh, scusa, scusa mm. poi eh, adesso ti prendo il foglio così eh, invece se io abito in una... No, guarda che io non me le ricordo, eh, quelle, o le leggo o se no assolutamente non... non... Eh, se è un'abitazione ad esempio di carattere pop popolare, ecco, ultra popolare... Ecco, eh, guarda, queste definite. sono questioni, diciamo... Passatemi il termine, però molto da geometri, architetti o ingegneri. Però è classificata io, in specifico, no? Sì, sì, assolutamente. Qui ci sono delle regole molto precise, per cui se tu vai su al catasto, puoi disquisire proprio con questi tecnici, i quali ti dicono: No, ma guarda che se ha il davanzale in pietra tornita, passa. No, sì, no, è ma un Allora esempio. quella lì non è un'abitazione popolare. Se hai il marmo per terra, non sarà ecco, popolare. Ecco, però perché? Per, eh, io eh, volevo chiederti una cosa: sì. cioè, se. Eh, Qui tu hai il foglio con tutte le classificazioni. Se io ho un'abitazione di tipo signorile, sì. la rendita catastale sarà 100, se io ho eh, um, un'abitazione di tipo popolare sarà 50, se io ho un castello, eh, la 9, quello di cui ero il tuo interessato, il <ride> mio castello immag immaginario, immaginario, ovviamente. Avrà un valore di 200, cioè c'è una differenza sì, tra assolutamente. le varie... altre Se ci estendiamo il, il foglio, il foglio, foglio. tiratelo pure se vuoi. Comunque, queste differenze naturalmente e i criteri per differenziare gli immobili sono mh, anche abbastanza comprensibili: sono le superfici e poi la qualità del, de, de, del manufatto. Ecco. Quindi, un, un, quanto più un immobile di pregio, eh, tanto più aumenterà la su, il suo class e così anche lo Stato richiederà una tassazione maggiore. maggiore. Quindi se io ho un'abitazione signorile avrò una rendita catastale maggiore e pagherò delle imposte maggiori. Se io invece ho un'abitazione popolare avrò una rendita più bassa e quindi pagherò delle imposte minori. Questo, non so, questo sopra, è, è rilevante nel momento in cui noi acquistiamo l'immobile, perché capisci che lo Stato, ad esempio a parità di superficie, ritrae più, più, più imposte da un atto di acquisto di un immobile sontuoso, importante, rispetto a, a, a un immobile di medesima superficie, però di qualità più bassa. bassa certo. Poi ci sono gli immobili destinati a servizi, ad esempio uno molto eh, ricorrente che tutti, un po' tutti hanno. E, e, cioè, parlavo di immobili commerciali e pertinenze ad esempio i garage che il hanno, garage hanno la cosiddetta pertinenza la pertinenza, no? pertinenza. Sì. cosa questa pertinenza praticamente noi abbiamo l'abitazione principale poi la cantina il, il garage piuttosto che il piccolo magazzino può diventare pertinenza cioè un'ulteriore superficie che serve all'utilizzo dell'abitazione principale e la cui rendita tra l'altro ecco questo può essere interessante, può essere inclusa in quella dell'immobile principale oppure no, cioè esistono degli sì. alloggi che entro la propria rendita catastale hanno anche la cantina. la cantina. Altri invece che hanno una rendita catastale e poi la cantina è classificata diversamente, ha una sua rendita catastale separata. Ecco, dobbiamo dire che poi ci sono gli immobili il gruppo B gli immobili destinati ai servizi, poi ci sono immobili a destinazione speciale come le case di cura gli ospedali, gli immobili a destinazione, copio, leggo, eh, eh beh, da vedo, che, vedo, vedo. immobili a destinazione particolare urbano, urbano. E poi infine abbiamo i terreni in fondo alla, alla classificazione. Come funziona il, il sistema dei terreni? Beh, allora io faccio Voi adesso la, la premessa: sì, a me piace molto. Eh, Dunque, tutto, que questo impianto, no? Con sì. tutto questo impianto quando nasce Nasce non è un impianto eh, recente ma ci si rifà grossomodo all'unità d'Italia agli anni successivi anni nei quali eh, gli agrimensori regi iniziarono diciamo, a riordinare il patrimonio immobiliare qui viene fuori la cultura del dottor Agnese no, no ma è vero cultura detto, storica poi, eh? no, certo certo ecco, allora, si iniziò in quel, in quel tempo a eh, riordinare i vari catasti che i vari piccoli regni d'Italia avevano messo, messo assieme e faticosamente, nel corso dei decenni, si pervenne poi a, a diciamo all'istituzione catastale eh, sempre più moderna fino ad arrivare ai giorni nostri. Ora, tutta eh, la penisola è, è stata mappata. Cosa significa? Che qualsiasi eh, terreno, per quanto eh, diciamo eh, rustico, per quanto o montano, montano no? ha un'attribuzione di un certo numero. Per cui, non so, il, eh, il comune di Platia avrà al foglio 45 il, il subalterno e mappale. Le, il mappale avrà quel benedetto pezzo di terra al quale, se parliamo dei terreni, sono attribuite due rendite: sì. una rendita dominicale e una rendita. Ehm, Agraria? Allora questo concetto è un concetto particolarmente a noi lontano perché il reddito dominicale era il reddito che il signore ritraeva dal possesso del terreno, mentre il reddito agrario era il reddito che il contadino ritraeva dalla coltivazione. Capisci? Quindi già in allora teoricamente il nobile sarebbe stato tassato solo sul dominicale e invece il contadino solo sull'agrario. Questa roba qua esiste ancora, ancora. ancora. Ecco quindi, allora, se noi abbiamo un, uh, il proprietario di un terreno che coltiva il terreno, a quali redditi, eh, quali redditi avrà da denunciare eh. nella sua denuncia dei redditi? È molto pertinente la domanda. Quindi, in questo caso, essendo proprietario e essendo colui che gestisce il terreno, pagherà le imposte sul reddito dominicale. Più il reddito agrario. Guardate okay. sì. che questi, questi redditi qua spesso sono, sono molto bassi, d'accordo? Sì, sì. Per cui diciamo. C'è una rivalutazione poi. Ci sono dei coefficienti moltiplicatori di rivalutazione nel tempo di queste, di queste rendite, per cui le aumentano del 10%, sì, del sì, 5%. Sì. Ecco, ecco poi, perché dobbiamo anche andare a chiudere, perché il nostro tempo è sì. ampiamente scaduto, Enrico, anche eh. stasera. Però abbiamo poi il reddito agrario, quindi il reddito domenicale è il reddito agrario. Se io invece sono proprietario di un terreno che lo, lo concedo in affitto, a me proprietario viene, io devo denunciare solo il reddito. Domenicale? Eh, sì, diciamo che qui entriamo diciamo, in, una, in una sfera assai complessa con eh, vari, vari contratti infiteusi e troppo complicato. Facciamo il caso semplice. Io sono proprietario di un terreno che lo affitto, io ho il reddito domenicale. E il reddito agrario Ecco, chi lo però deve un momento ecco qui non possiamo esimerci da dei tecnicismi. Bisogna vedere se il reddito effettivo è superiore al dominicale, tu pagherai le imposte sull'effettivo, capisci? Perché tu magari vai a vedere su quel pezzo di terreno è un reddito dominicale che è poniamo al caso 1000 euro. Tu però lo affitti a 5.000 euro, lo Stato su cosa ti tasserà? Ti tasserà su 5.000 mm. euro. Per contro se tu, ad esempio. Ehm, hai un reddito. I, eh, inferiore verrà tassato sul domenicale okay. però diciamo entriamo veramente in eh, aspetti i, molto sì, particolari sì, potremo... invece il reddito agrario per semplificare lo dico io così non... sì? eh, eh, il reddito agrario è quello che viene eh, ascritto alle persone che affittano un terreno sì, che sì. lo conducono questo terreno che lo coltivano esatto. eh? per cui diciamo che eh, una persona che coltiva un pezzo di terreno viene tassata sul reddito agrario di quel terreno, a prescindere poi dal fatto che eh, da quel terreno ritraga un utile maggiore. No, può anche darsi, e anzi, è auspicabile perché i redditi agrari sono particolarmente bassi, che poi in realtà questa persona fatturi un po' di più e, e quindi sopravviva e abbia una, e, e abbia una vita anche certo. eh, decorosa con questo. Io quello che volevo dire, come eh, a proposito del CUD, ho invitato alla lettura del documento. Anche in questo caso invito a frequentare il sito eh, dell'Agenzia delle Entrate, in particolare l'Agenzia Il Catasto Terreni, il Catato Fabbricati, che non mancano mancheranno di, eh, di incuriosirci. Qui sopra infatti noi troviamo tutte le visure, mettendo il codice fiscale di mio eh, o eh, vedo l'intestazione del, della casa che era di mio papà e, e mettendo il codice fiscale di mio papà non più tardi di tre mesi fa mi sono accorto di un piccolo pezzo di terreno di cui lui era proprietario e che, del quale non mi aveva mai parlato che ho eh, regolarizzato eh, molto di recente attraverso un'ulteriore dichiarazione di successione. Quindi, andando a verificare questi archivi può ben capitare, come è capitato a me, di trovare delle irregolarità da salà, sanare. Su questi siti troviamo anche le planimetrie, non di tutti gli immobili, però se uno oggi fa una ristrutturazione, se due o tre anni fa ha fatto una ristrutturazione, c'è già la planimetria dell'alloggio modificato. Comunque eh, ecco. ci sono sempre poi i professionisti, i geometri, i dottori commercialisti che possono... Fare le verifiche del caso. Vorrei aggiungere cittadino. che alcune rettifiche non devono nemmeno passare da noi perché veramente l'Agenzia del Territorio sta facendo degli sforzi e, nel limite del, del possibile, permette a chiunque di far presenti determinate cose. Per dirti, mio papà si chiamava Pietro Agnese, era stato, era stato registrato come una femmina, come Agnese ah, sì, e cognome Pietro. Pietro. Beh, eh. Questo diciamo, l'ho messo in quadro senza dover andare, Beh, da perché sì. mi sono presentato e ho detto guarda che mio padre c'è stato un, un, un cambio di cognome di nascita con... o... e, e loro con 16 euro questa cosa l'ho messa in quadro. Bene. Quindi questi, questi uffici sono disponibili, sono aperti, sono... è possibile avere dei, dei contatti e capire delle cose. Grazie mille al dottor Agnese, grazie a tutti voi per averci seguiti e vi diamo appuntamento al prossimo giovedì sempre alle 19:30 circa con fisco dintorni. Grazie mille. Grazie a voi, buona serata.